schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi. Allora, questo glitch è idoneo a tutti gli utenti, sia se abbiate il controller che non abbiate il controller. Basta che seguite quello che è scritto in questi screen che stanno passando e tutti gli utenti di qualunque console possono fare questo glitch. Quindi una volta chiarito questo, passiamo al glitch ragazzi. Per fare questo glitch in primis dovete stare in una sessione sola in Viti, lo fate da soli questo glitch, e dovete avere il centro operativo e una Sultan RS, una custom, una Sultan perché con la LG non funziona e una Sultan perché è l'unica auto che dopo la LG paga più soldi. Quindi evitate domande con questo, con quello, funziona, non funziona, vi ho già risposto in anticipo. Una volta che avete la Sultan ragazzi, l'unica cosa che dovete fare è uscire dal garage con la Sultan e metterla dentro il centro operativo. Allora io lo spiego per chi ha il cavo, per chi non ha il cavo ci sono i passaggi scritti negli screen appena passati, quindi andate a rivedere, fermate lo screen e leggete che cosa dovete fare. Allora ragazzi, per chi ha il cavo dovrete semplicemente salire in auto, aspettare che il motore acceleri e non appena è accelerato premete L2 ovvero retromarcia e staccate il joystick, dopodiché premete il tasto PS, riconnettete il joystick. Ovviamente con il tasto PS non serve che rimettiate il cavo e vi butterà fuori. Quando vi avrà buttato fuori rientrate nel centro operativo e se tutto è andato bene dovreste avere la situazione che ho avuto io. Allora ragazzi, non guardate qui che io ci sono riuscito al primo colpo, io ho fatto svariati tentativi e non potevo mettere 30 minuti di video perché sennò già 10 sono a rottura dei coglioni, figuratevi 30. Una volta che avete duplicato l'auto ragazzi, come avete visto, come nel glitch precedente, che cosa dovete fare? Dovete andare nel modulo e comprare l'officina con armeria. Avrete notato che è un glitch recente, quindi anche in Pegasus c'erano gli ultimi aerei, quindi non è un fake ragazzi, ve lo dico in anticipo, non dite è un fake o cose. Quindi una volta che avete comprato l'officina con l'armeria vi ritroverete con l'auto dentro l'officina ragazzi. Fatto questo, io adesso vi faccio vedere l'auto nell'officina, ci sta mettendo un po' a caricare però eccola qui. Una volta che avete l'auto dentro l'officina il passaggio è semplice ragazzi, dovete andare in garage e prendere le vostre LG RH8. Io adesso lo faccio con qualunque tipo di auto mi ritrovo, cioè vado a sostituire le auto che non mi interessano in garage, però voi fatelo con ovviamente con le LG RH8 a costo zero. Io adesso non avevo voglia di stare lì a comprare auto e ho fatto con qualunque auto mi trovavo. Quindi ragazzi, tenete bene a mente, dovete farlo con le LG RH8. Non mi viene da dire ma perché te lo fai con quello o con quell'altra, perché mannava, perché c'avevo auto da buttare e l'ho fatto con quella. Quindi una volta che voi avete preso la vostra LG RH8 normale, non custom ragazzi, questa è custom ma io la sto buttando così, un'auto a costo zero, che cosa dovete fare? Dovete uscire dal garage, andare nel centro operativo, verso il centro operativo, scendete dall'auto, salite sul centro operativo e cambiate il colore della targa e la targa se l'avete personalizzata, perché comunque per fare il glitch avete necessità di farlo con una targa personalizzata. Quindi una volta fatto il tutto cambiate il colore della targa e avrete la vostra duplicazione insomma. Quindi io adesso ho riparato perché l'auto era distrutta, o meglio era lo sportello rotto,
e vado a cambiare il colore della targa, ragazzi. Come vedete, anche io ho le targhe bloccate, perché a furia di fare glitch mi si sono bloccate anche a me le targhe. Non ho le vendite bloccate perché comunque non vendo, ma comunque le targhe le ho bloccate, prima o poi me le sbloccheranno pure a me. Quindi, una volta fatto ciò, che avete fatto il cambio targa, fuori troverete la LGR H8. Non serve distruggerla, non serve salirci, non serve fare nulla. Basterà che voi tornate nel garage a piedi. Una volta che siete nel garage a piedi, andate a prendere un'altra RH8 che voi avete in garage. Ripeto, io lo sto facendo con auto che a me non servivano, e quindi automaticamente sto usando queste auto, però voi usate LGR H8. Quindi vado a prendere quest'auto e vado a fare un altro clone. Allora, il clone non è ancora apparso in garage, ma non appena io uscirò dal garage il clone apparirà in garage, quindi state tranquilli. Tutte le volte che voi uscirete con un'auto dal garage, automaticamente apparirà in garage un'altra auto. Quindi scendete dall'auto, andate nel centro operativo mobile, ragazzi, e andate a cambiare nuovamente targa. Niente di più semplice, il glitch è abbastanza semplice, come quello che c'era in passato, solo che ci sono alcune piccole modifiche. Fortunato chi ha il cavo, magari chi non ha il cavo si trova meglio anche a farlo senza cavo. Basterà seguire quelle procedure che sono elencate sia per Xbox One e PC, ragazzi, e anche per chi non ha il joypad che gli consente di connetterlo via USB. Ho scritto i passaggi, ragazzi, non ho messo gli screen perché l'editor video non mi ripiava gli screen, non so perché, quindi non ho messo gli screen. Comunque ho scritto i passaggi che dovete fare per collegare il cavo via USB. Come vedete lì c'è la Sultan, ragazzi, e io ho duplicato una Sultan. Adesso prendo questa, anzi non la prendo perché ci ripenso, questa no, perché mi pare che c'ho solo questa, ragazzi. Prendo un'altra cazzo di auto, ragazzi, queste neanche, c'ho solo queste. Prendiamo la Phoenix, che tanto le trovo per strada, e vado a ripetere il glitch, ragazzi. Vado verso il centro operativo, entro a piedi e faccio un cambio targa, ragazzi, niente di più semplice. Quando sono nel centro operativo faccio il cambio targa, quindi andiamo a cambiare nuovamente la targa, il colore della targa in questo caso, perché io ho la targa personalizzata, come ho già detto, non ce l'ho, ce le ho bloccate. E nuovamente entriamo in garage. Il glitch è abbastanza semplice, ragazzi, dovete semplicemente smanettare un po' all'inizio, ma una volta che avete fatto la duplicazione e vi trovate l'auto doppiata dentro il centro operativo mobile, il gioco è fatto. Potete duplicare anche 100, 120 auto, 130, non so quante voi ne abbiate. Lo stesso glitch potrete farlo anche con i faggio. Se nella clubhouse avete i faggio, voi richiamate i faggio, diventate presidenti, ogni volta richiamate un faggio, entrate nel centro operativo e fate la stessa procedura con il faggio, ragazzi, senza nessun problema. Anzi, con il faggio è anche più veloce perché non dovete fare avanti e indietro per il garage. Oppure potete anche mettere semplicemente solo faggio nel garage, in maniera tale da poter richiamare direttamente il faggio quando voi siete presidenti dell'MC, in maniera che possiate fare il glitch molto molto più rapidamente, ragazzi, no? Anche perché la rapidità per fare il glitch tante volte è molto, conta molto, nel senso che comunque prima facciamo a fare un glitch è meglio, insomma. Quindi ragazzi, io torno nuovamente in garage e vi faccio vedere che si stanno duplicando le Sultan. Come vi ho già spiegato, il glitch non è vecchio, fate un fermo immagine su... sostituiamo anche questa, ragazzi, dai. Fate un fermo immagine su quando io vado a comprare il modulo abitativo della Pegasus, insomma, quando vado... Però, ragazzi, no. Non me vade... Quindi, ragazzi, eccole qui, questi sono tutti i cloni.
no, non serve fare un altro clone della Sultan. Tanto vi ho fatto vedere che ci sono tutte le auto, quella non mi va di perderla. E detto questo, ragazzi, il glitch è questo. Calcolate, come vi ho già detto, che ci vuole del tempo per farlo, quindi abbiate pazienza nel fare il glitch, sia se avete il cavo, sia se non avete il cavo. E vi faccio rivedere un'altra volta l'auto dentro il centro operativo, che è rimasta lì. Ovviamente, se cambiate sessione, non pensate che l'auto vi rimane dentro al centro operativo, ma vi sparirà, insomma, perché si annullerà il bug. Detto questo, un saluto a tutti, ragazzi. Usufruite di questo glitch, al momento c'è questo. Ciao a tutti e al prossimo video.